trovarmi a Bergamo per aiutare mio marito a traslocare in questo nuovo appartamento che è bellissimo. Sono anche felice però di cucinare per lui qualcosa di speciale. Oggi gli preparerò questi mostri. Quindi se siete interessati a vedere come si cucinano dei calamari ripieni e chetogenici, restate con me. Gli ingredienti sono pomodorini, olive verdi, capperi, aglio, prezzemolo, acciughe, olio extravergine d'oliva e il re di questo piatto, i calamari. Comunque scriverò tutto nella descrizione qua sotto. Iniziamo lavando i calamari con acqua e quando saranno nel lavandino potete approfittare per togliere i tentacoli. In questo modo toglierete anche gli occhi che non si possono mangiare. Poi fate come me, togliete le alette e facilmente eliminerete anche la pelle. Sarà come togliervi un guanto dalla mano, veramente molto molto semplice. Ora sminuzziamo l'aglio più finemente possibile. Come sempre elimino la parte più interna, cioè l'anima di questo spicchio, perché in questo modo l'aglio sarà molto molto più leggero, facile da digerire e non avrete problemi di alito, quindi non spaventerete i vampiri. Aggiungere del prezzemolo aiuterà ulteriormente la digestione. Inoltre sapete benissimo che la combinazione prezzemolo e aglio è buonissima e tipica della cucina italiana. Adesso dobbiamo scolare con attenzione le nostre olive verdi, eliminando tutto il liquido in cui vengono conservate. Mi raccomando di comprare sempre le olive snocciolate per questa ricetta, perché sarebbe quasi impossibile tagliarne una quantità così generosa. Aggiungiamo i capperi che danno un gusto veramente speciale e buonissimo. Poi è il momento dell'ingrediente chiave di questo piatto, cioè le acciughine sott'olio. Queste sono salatissime. Se voi le avete mai provate saprete che non c'è bisogno di aggiungere altro sale. Infatti non ho messo il sale tra gli ingredienti, ma mi raccomando, assaggiate sempre quello che state cucinando.
dei pomodorini tagliati a dadini e il nostro ripieno sarà pronto per essere cotto in una padella con olio extravergine d'oliva. Mentre questa bontà sta cuocendo, dobbiamo ricordarci di preriscaldare il nostro forno, perché questo piatto finirà la cottura proprio in forno. Mi raccomando, 180 gradi centigradi oppure 350 Fahrenheit, più o meno. Come potete notare, le acciughine sono veramente l'ingrediente chiave di questo piatto, non solo perché sono saporitissime, ma anche perché sul fuoco si sciolgono formando una crema che riempirà in modo perfetto i nostri calamari. È il momento divertente, cioè quello di riempire i nostri quattro calamari. Ora ho qualche consiglio da darvi. Il primo è quello di utilizzare un cucchiaino. Sarebbe addirittura meglio avere quei cucchiaini da cocktail, cioè con il manico un po' più lungo, ma io non ce li ho, quindi uso un normale cucchiaino. Inoltre vi consiglio di non riempire i calamari fino all'orlo, perché il ripieno uscirebbe. Terminate chiudendo i calamari con uno stuzzicadenti, così sarete sicuri di non perdere il delizioso ripieno. Chiedo scusa per il video di oggi che non è perfetto, ma sono a casa da sola e mio figlio non è in Italia, quindi non ha potuto aiutarmi. E come ben sapete, non sono una professionista, ma spero sempre che le mie ricette vi piacciano e vi siano d'aiuto. I miei video precedenti sono stati girati, come ben sapete, in California durante le vacanze natalizie. Ho deciso però di interrompere quella serie perché oggi a Bergamo è veramente una giornata di sole spettacolare, quindi ci tenevo a farvi vedere questa città meravigliosa. Per preparare un contorno che starà benissimo con i vostri calamari, vi consiglio di aggiungere delle olive verdi e dei pomodori tagliati esternamente ai calamari e di mettere tutto in forno a 180 gradi per 35 minuti. Di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale. Ci vediamo qua con un video in italiano ogni venerdì, ma anche con lo stesso video in inglese il lunedì e in spagnolo il mercoledì. Adesso vi farò vedere un pochino di Bergamo, la città dove abbiamo vissuto molti anni e che amiamo.
Molti di voi già la conosceranno, però per gli altri che non ci sono mai stati, spero che sia una piacevolissima sorpresa e che un giorno abbiano la possibilità di venire a visitare questo gioiello dell'Italia.